Ciao a tutti, bacio nei nomi della vostra amica. Insomma, quando vedete questi setti qua, collaborazione Diamond Painting. Questo sito è diydigitalart.com, perciò sotto nell'info box scorrete, andate sotto, vi lascio il link al sito, andate sempre sotto a vedere. Comunque, sbirciate, curiosate, andate, fate, cliccate. Insomma, sono 5 tele, ve le faccio vedere tutte tuttissime subito perché meritano, mi piacciono un sacco, sono belle, se no non le avrei scelte. Allora, prima, aspettate, date pazienza che io l'ho già sbirciate come al mio solito. E la prima è fantastico, che dire. Allora, solito kit, solita leggenda qua da seguire, dove appunto vi dice i numeri e la letterina, il brillantino dove va, dove su e dove giù, e che dovete poi appunto vedere se ce li avete tutti. Ma di solito io, da quando li faccio, quando non mi è mai mancato un colore. Allora, pennina, vassoio, cera ci sono sempre, e questo è un 30x40, questo fantastico unicorno è bellissimo, c'ho in questi colori, mamma, sì, bello. Primo, voilà, tutti i diamond painting che ho, non mi basta una vita, devo diventare immortale, amore, per far tutti quei diamond painting che ho. C'è con mio marito qua dietro che annuisce con la testa, che non gli dice, sì. Secondo, allora, anche queste sono fantastiche, sono fatte bene, anche qui il solito kit che non manca mai, di solito lo trovo sempre, solite sue belle appunto diamantini, anche quelli di prima erano round, e round anche questi in tutti i suoi colori, anche qui la sua leggenda non manca mai. Qua c'è la misura 30x40 ed è queste, io le chiamo kokeshi, dopo ditemi voi nei commenti se hanno un nome particolare che io non so, oppure ho letto ma non mi ricordo, perché qualcuno mi aveva scritto qualcosa ma non mi ricordo. E questa bella kokeshina qua, che pucciosa, che sono troppo belle. E questa è la seconda tela, poi terza, aspettate, oh, si è anche rotto questo pacchettino, è perché l'avevo già aperto, allora ho tirato. Ci sono sempre anche loro, sto facendo la collezione di tutte le Gorgeous e non mi dispiace. Anche qui leggenda 30x40, pure questo suo kit che non manca mai, i diamantini, e questa Gorgeous fantastica sul funghetto seduta, no, è meravigliosa, fatta proprio bene, proprio bella, mi piace. Poi guardate con questo bel verdino qua in sottosfondo, molto bello. E tre, ne mancano ancora due. Che la rimetto dentro perché sennò è un casino. La terza tela, taratam, taratam, e un'altra, sempre il solito kit, i suoi diamantuzzi, e un'altra giapponesina qua, kokeshina, sempre la misura 30x40. Di solito prendo sempre bene o male i 30x40, poi magari capita ogni tanto quelli un po' più piccoli, che o uno magari un po' più grosso, 40x40, poi dipende, perché questi qua comunque non sono grossi esagerati e ci riesco meglio, non è che riesco meglio, nel senso mi piace di più, ecco, non vedo una cosa troppo enorme e allora dico vabbè, infatti io più o meno ne ho parecchi di questa misura. Ed è lei con lo sfondo rosa, con il vestitino blu, col fiorellino, no, bellissima anche questa, fatta veramente bene. Poi quando ci saranno i suoi colori sopra, meglio ancora, i suoi diamantini. Allora, aspettate, la mettiamo dentro nella sua confection. Vi direte, come fai a conservare tutte queste? Io ci scrivo il nome qua sopra, cioè per dire Santoro, scrivo tutte Santoro, non le tolgo da questa, perché comunque hanno ognuno il suo kit, i suoi brillantini, e devono rimanere dentro così, ecco, se ve lo chiedete. Però mi pare che forse nel video dove vi faccio vedere, vi spiego un po' gli ammopenti, ve lo dico, o non mi ricordo, comunque vabbè, andatelo a vedere se non l'avete visto. Altra, ultima, ma non da meno, perché è ancora una delle fantastiche Santoro, sempre il suo kit, idem, round, sempre, sono tutti round questi brillantini di queste tele, un 30x40 anche qui, la sua leggenda e tutto, ed è questa fantastica, no? Con questi bei colori, proprio questa è bella accesa, proprio bella questa, veramente bella. E queste erano le 5 tele da questo sito, che come vi ho detto prima vi lascio il link sotto nell'info box, così se vi interessa andate, cliccate, guardate e sbirciate quello che hanno.
E niente, io vi ringrazio. Dopo le sistemo, di seguirmi, vi mando un bacio e non mi vi do appuntamento al prossimo video. Ciao dalla Nika, ciao ciao!